Antonio Cerullo, tecnico della Polisportiva Carso, in questa prima gara della Polisportiva Carso nel campionato Allievi Elite contro una super corazzata come la Vigor Pierponti. E se questa è la Polisportiva Carso che si è vista oggi, penso che si possa togliere belle soddisfazioni in questo campionato. Sì, siamo partiti con mille difficoltà, siamo partiti con una squadra da organizzare. E sinceramente non sapevo la forza del girone del campionato. La prima giornata la sfortuna ha voluto, o fortuna, perché poi c'è anche il rovescio della medaglia, dove abbiamo subito testato che forse possiamo fare qualcosa di buono. Il campo penalizza la squadra avversaria e penalizza anche noi, quindi l'alibi del campo ce lo prendiamo anche noi, sinceramente. E i ragazzi hanno messo tanta voglia. Poi alla fine la qualità e i giocatori della Vigor Pierponti hanno fatto la differenza tra i loro cambi e i nostri, non perché i nostri sono assolutamente scarsi, ma che loro il valore negli 80 minuti rimane alterato, il nostro invece purtroppo cala un pochino. Ma nonostante tutto abbiamo concesso pochissimo, abbiamo concesso zero palle gol, se poi andiamo ad analizzare e rivedete i filmati, e i due gol ce li facciamo completamente da soli, quindi sono due errori individuali da doverci lavorare durante la settimana e da dover migliorare, perché non voglio perdere le partite, ma se le devo perdere il merito deve essere dell'avversario, no? Che i gol ce li facciamo da soli. Per 60 minuti ho avuto la netta sensazione che voi questa partita la potevate vincere. Sì. E io ho visto nei cambi che lei non faceva, più che altro una questione di riuscire ad entrare nello spirito che aveva questa partita, certo. Qua. L'abbiamo vista subito. Se tu hai visto bene la partita, il secondo gol sul calcio di rigore, noi lo prendiamo perché facciamo un cambio con Capocelli, che è infortunato, e su un calcio d'angolo. Quindi entra giocatore, sì, in riscaldamento, non affredda assolutamente, ma non entra nel clima della partita, dove è già un clima altissimo, dove non so se commette un'ingenuità, voglio rivederlo oggi e forse tu sai dirmene di più, quindi io non lo so. Dubbio, cioè non c'è, non lo so, però è un errore purtroppo di un ragazzo che entra a freddo e va a fare subito un intervento che non serve, perché ormai la palla passa e non c'è più pericolo. Poi il primo gol sta nell'occhio di tutti, il difensore la lascia scorrere quando la deve attaccare e il portiere che sta sulla riga di porta che la deve attaccare in avanti, quindi punto di riferimento non ci sbagliamo se diciamo sempre che è la palla.